Allora, un altro spazio elettorale. Benvenuto a Gaetano Pace, Tano Pace, candidato nella lista La città che vogliamo, buonasera, a sostegno a tutti del candidato sindaco Franco Pignataro. Siamo alla fine, ti lascio il microfono. No, per... aiutami, Pino. Ti aiuto. A me non mi piacciono queste cose da e allora, che devo spazio dire? Elettorale. Niente, dialoghiamo, interloquiamo. Gaetano Pace praticamente è una persona certamente conosciuta a Caltagirone, uno molto impegnato, in particolare nel centro storico. Lo si è visto protagonista in diversi momenti topici della città, dell'estate, del Natale, di Pasqua. Ha cercato anche in questi ultimi anni a dare una mano d'aiuto, cercando di sostituirsi organizzativamente al deficit che rappresentava la pubblica amministrazione. Vuoi perché c'è anche un'attività commerciale 3 metri sopra il cielo, naturalmente, quindi questo lo ha indotto a presentarsi. È una persona impegnata nel sociale. E quindi voglio dire, a titolo per potersi candidare al Consiglio Comunale nella lista la città che vogliamo, Caltagirone la città che vogliamo. La Pigna Rossa, sempre la quella. Pigna Rossa, ecco. Siamo alla fine di questa campagna elettorale. Un messaggio riassuntivo di questa per te anche lunga campagna elettorale, diciamo. No, io devo dire, devo riprenderti un po', perché il mio non è un impegno solo legato al centro storico, che amo notevolmente, lo vorrei, e lo sogno, visto e sogno, dinamicamente presenterà, e sogno, e sogno di vederlo in un altro modo, non così disordinato, ma diciamo che il mio impegno in politica non nasce da e non finisce con una candidatura, perché credo di essere stato assieme a tanti altri in tutti i movimenti studenteschi, in tutte quelle, diciamo, lotte o battaglie che ci hanno visto dalla parte più deboli. E l'abbiamo fatto non perché c'era una candidatura o perché c'era una campagna elettorale, l'abbiamo fatto perché noi la politica, almeno io la interpreto in questo modo. Infatti anche quello spot che non cavalca, diciamo, l'onda della rinuncia del gettone di presenza, che è una cosa molto simbolica, ma appunto perché che dimostra come la politica si faccia o si può essere classe dirigente, tra virgolette, anche senza essere candidati o fare il sindaco. La classe dirigente è una cosa a parte. Forse io ho un ricordo antico, vecchio, chiamatelo come volete, della classe dirigente che sa stare anche dietro le quinte e fa politica anche dietro le quinte. Questo è, diciamo, quello che è. L'andazzo, diciamo, di questa campagna elettorale. Mi aspettavo qualcosina in più, se devo essere sincero. Cioè, in che senso? Nel senso che, perché ho visto che diciamo, i candidati sindaci sono delle persone diciamo, abbastanza apprezzabili per idee, per quello che stanno mettendo in campo, però poi tutto il dibattito purtroppo si è concentrato solo su un aspetto, che è quello diciamo, della finanza, del disavanzo pubblico, che è un disavanzo pubblico che qualcuno dimentica quale periodo stiamo ancora attraversando. Cioè nel 2007 è successa... Si vede che è la fine della campagna elettorale, diciamo, è il caldo in questo studio. Passa 10 minuti. Diciamo, no, diciamo che qualcuno dimentica, recriminando il disavanzo e i debiti e ritornandoci più volte, forse non lo so, probabilmente per chiarire qualcosa che ha dimenticato sempre la puntata prima, ritorna sempre a chiarire la stessa cosa e non ci parla mai del programma se non per titoli. E dico che qualcuno in tutta questa analisi del debito più o meno accertato in questa danza dei numeri, con le lavagne, i numeri, ho visto scenografie più di una volta utilizzate, dimentica che nel 2007 c'è stata una bomba finanziaria che ha travolto tutto il nostro mondo, il mondo soprattutto occidentale, e gli americani, che non sono bolsceviti o gli ultimi comunisti rimasti, hanno interpretato una vecchia scuola di pensiero, che è quella keynesiana. Quando entri in crisi non devi fare altro che fare più debito, perché devi fare degli investimenti pubblici per rianimare quell'economia che è scesa in crisi. Qui tutto questo viene interpretato invece chissà con quale altra, diciamo, anche qualche sospetto viene insinuato per influenzare l'elettorato
a una scelta diversa. Devo dire anche che quello che si presenta come nuovo non mi può dare le stesse garanzie e affidabilità che mi dà, ora questo non lo dico perché, solo perché di parte. Siamo in campagna elettorale, si può dire. Si può dire, però vorrei che non fosse considerata solo ed esplicitamente una difesa di parte, perché difesa non è, perché il professore Pignatella si sa difendere molto bene, e poi io non sono solito fare diciamo, sviolinate così gratuitamente. Ma devo dire che... solitamente ti fai pagare però. No. La battuta me l'hai tirata. Se sapessi suonare, fare le serenate. Devo dire che le affidabilità, le concretezze vanno dimostrate anche con la vita, non solo per quando hai amministrato. E io credo che il professore Pignataro, con la buona parte, se non la totalità dei suoi candidati, questa concretezza, questa affidabilità l'hanno dimostrato con le proprie vite, non solo amministrando, facendo il sindaco anche per lunghi anni, ma l'hanno dimostrato nel loro lavoro, nei loro rapporti umani. Non mi basta, è come se da te venisse un nuovo cliente, la prima cosa che chiedi, sì, puoi restare imbambolato dalle parole, ma la prima cosa che chiedi una fideuzione. E la fideuzione in questo caso è quello che tu hai fatto durante la tua vita. Quello è lo specchio dell'affidabilità. Posso fare una domanda per interrompere questo discorso? Me la autorizzi, giusto? Sì, perché no? Potrei anche non... No. Tu nella sindacatura Pignataro dei 10 anni sei stato particolarmente critico nella gestione amministrativa del sindaco Pignataro. E questo dimostra tutto. E io sto dicendo. Io ripeto... Io entro a far parte dell'agone politico, diciamo, spinto e affascinato. Qualcuno diceva che tu pressavi perché volevi andare a fare l'assessore. Questa era ma la io non ho le competenze, non sono un altro... No, all'epoca. Sì. No, ma per carità, ho fatto parte della... come è correttamente fare politicamente, il sindaco Pignataro ci chiese una lista di nomi. Fu Pignataro che scelse il mio compagno di partito che era appena arrivato da Parigi, era stato in Francia, era Francesco Alparone, che poi ha svolto questo mandato abbastanza bene, ma non è questo che ti gratifica nella politica, almeno come la interpreto io, non è quello che ti gratifica fare l'assessore oppure no. A me piace fare politica e lo faccio ogni giorno, diventa anche a volte insopportabile. Come no? per chi mi sta vicino, soprattutto mia moglie che mi sta più vicino di tutti gli altri. Ma con Pignataro noi abbiamo avuto, ma solo sugli argomenti, sulle scelte. Io mi ricordo una lunga battaglia, perché già gli avvisi diciamo, di una crisi finanziaria, che non era solo di Caltagirone, questo non ce lo dobbiamo scordare mai, nei vari passaggi quando parliamo di bilanci, di disavanzi, di tutto il resto, non ce lo dobbiamo scordare mai, che noi stiamo attraversando, ancora non è finita, noi stiamo attraversando una grossissima crisi finanziaria, e già gli accenni di queste crisi c'erano quando già noi stavamo... 2007. E mi ricordo che Pignataro ci chiese l'alzamento dell'IRPEF, lì fecimo una battaglia lunghissima per cercare, ma lì non c'era un dissesto, si poteva fare, potere discutere fino a quale fascia arrivare, lottamo, noi chiedevamo ai 25.000 euro, con Pignataro ragionevolmente una nottata intera, anche lui si convinse che probabilmente quelle fasce dovevano essere tutelate, che non poteva, perché poi 20.000 euro di reddito, poi scendiamo e certo. Sono 12.000, 13.000 euro. E quella fu una battaglia ben strutturata assieme con Pignataro, dove per mesi poi non ci siamo salutati, perché poi nello scontro politico, nell'agone politico, poi diciamo, diventa anche serrato, ma ci sta. Se c'è il rispetto delle persone. No, l'ho voluto citare, ti chiedo perdono se l'ho fatto, però questo è per dare il personaggio che Gaetano Tanno. E io non mi sono candidato con Pignataro perché mi deve fare assessore, mi pare che mi sono messo in lista come è giusto che sia, come uno qualsiasi che magari fa politica, e ce ne sono tanti. E io chiederei ai miei concittadini, questa volta
il più possibile. Capisco che ci sono tante influenze, tanti condizionamenti che non sta a me qui dire, perché entreremo in un discorso abbastanza complicato e lungo, ma io chiedo che, per quanto è possibile, di scegliere finalmente tanta brava e gente che è riuscita, che fa politica anche al di sopra delle candidature, se è eletta, se non è eletta, ma che sta ogni giorno. Io sento in questi giorni gente che ha scoperto la città in questo momento con tutte le sue, con tutto il suo degrado, ma noi lo viviamo ogni giorno questo degrado, perché noi stiamo in questa città, noi siamo nati in questa città, non veniamo una volta ogni tanto perché ci fanno assessore o perché ci danno, noi ci viviamo e ci siamo nati e speriamo di morirci anche facendo corna. Va bene, chiudiamo questo spazio, in bocca al lupo a Gaetano Attano Pace. Viva sempre il lupo, però. Va bene, io così, per candidato al Consiglio Comunale della lista La Città Che Vogliamo, quella della Pigna Rossa, lo vedete, a sostegno del candidato sindaco. Vi ricordo di segnare il sindaco anche, sì. Che non è in automatico il voto al sindaco, non è importante questo. Bisogna segnare anche, lo troverete barrare il nome del sito. Quello del sito lo troverete già scritto, perciò è facile. Si vota dalle 7 di mattina alle 23 di domenica e dalle 23:30 siamo in diretta a seguire qui su TVR Xenon lo spoglio elettorale. In bocca al lupo, buon lavoro, grazie, Gaetano grazie Pace, a tutti. Alla prossima. Pausa pubblicitaria.